Bene, in questa seconda guida vi darò alcuni consigli e vi spiegherò alcune differenze tra i caricatori ACO2 e caricatori a gas. Dunque, allora, altri particolari che non vi avevo ancora menzionato nella guida precedente sono che le tacche di mira, cioè il mirino e la tacca di mira, sono formate da dei puntini bianchi sia da dietro e al mirino. Quindi rispetto alla Tokyo Marui abbiamo i puntini bianchi anche alla tacca di mira, mentre nella Tokyo Marui c'avevamo solo il puntino rosso al mirino. Quindi questo è un pregio, quindi per facilitare la mira al bersaglio. Diciamo che la replica fa rosate più strette. E abbiamo anche il sistema di op-up, quindi questa pistola, come dico, è munita di op-up regolabile. Allora, dunque, iniziamo a spiegare la differenza dei caricatori. Quindi il caricatore ACO2, quindi questo è il caricatore ACO2, dove qui si toglie questa vite per poi all'interno mettere il CO2 all'interno. Allora, questi consigli che posso darvi sono: innanzitutto che destate il caricatore CO2 è preferibile non usarlo, per il semplice motivo che, come difetto che ha questa replica, è che il buffer che si trova sotto la canna tende a rovinarsi con più facilità. Questo non subito, ma dopo lungo andare. Diciamo che per prevenire ci sono degli accorgimenti che se qualcuno vuole saperlo, glielo posso anche dire o in privato oppure scrivendo un commento sotto il mio profilo di YouTube. Allora, d'inverno il caricatore ACO2 può essere usato senza problemi, diciamo che il rinculo è molto davvero forte, mentre per quanto riguarda il caricatore a gas può anche andare bene il caricatore della Tokyo Marui. L'ho provato ieri e ho eseguito dei test al cronografo, che alla terza guida vi dirò quali sono stati i risultati. Allora, diciamo che per quanto riguarda gas, allora, se volete utilizzare il caricatore a gas, come gas, come propellente o propano, vi consiglio il gas LN, che ha una potenza di 9,3 bar. Oppure il gas HFC 134, se dovete usare il caricatore CO2. No, scusate, il caricatore a gas. Per quanto riguarda le bombolette di CO2, vanno bene tutti i tipi di marche. Diciamo che vanno molto bene le bombolette a CO2 della Wingan e della HFC, che sono, me ne hanno molto parlato, e hanno l'involucro, voglio dire, la membrana superiore che è molto morbida rispetto alle bombolette di CO2 senza marca. Per quanto riguarda la pulizia, diciamo che è la stessa cosa. Tutte le repliche soft tire devono essere lubrificate con lo spray di silicone. Quindi l'olio viene spruzzato alle guide del carrello, sempre dentro l'interno quando è smontata, sui gommini, eccetera. Ora, non sto ad aprire un altro video, quindi facciamo che questa sia anche la seconda e la terza parte del video. E per chiudere in bellezza, questa pistola, allora, è comunque stata testata ieri al cronografo, al Crony Alpha. Ho sparato la bellezza di due caricatori, di cui ho sparato pallini da 0,20 grammi, di cui i risultati sono andati sui 92,75 metri al secondo. Quindi, facendo i calcoli, il peso del piombino, cioè del pallino, più
La gittata abbiamo una potenza di 0,87 joule. Per quanto riguarda i pallini da 0,23 grammi, testati sempre con il cronografo, il Chronin Alpha Test, ho visto sul display 89 metri al secondo. Quindi sommando avrei ricavato 0,90 joule. Mo, un'ultima cosa, per quanto riguarda, vabbè, i difetti li ho anche detti. Ah, vi dico solamente com'è regolare il sistema di OPAP. Allora, qui dove ci sono la chiave a brugola più piccola, basta prendere quella più piccola e inserirla in questo foro. Questo foro è il sistema dell'OPAP. Io vi consiglio di non regolarlo perché è molto, cioè, è abbastanza sensibile rispetto alle altre pistole full metal. Altre cose importanti che ho potuto notare, le guide del carrello, della replica sono nere rispetto alla tachometry che sono un pochino argentate. Lo sfinge pallino è di colore blu. Rinserisco il carrello. Va bene. Ora, la guida è terminata, quindi i particolari e le caratteristiche generali della replica ve li ho menzionati. La differenza dei caricatori anche. Naturalmente vi dico anche che vi ho fornito anche dei dati ufficiali testati al cronografo, cioè non dico proprio ufficiali, perché comunque ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione, tipo la temperatura. E quindi, cioè, la temperatura che girava ieri era sui 28,1 gradi mentre testavo i pallini da 0,23 grammi. Quelli da 0,20 c'era una temperatura di 27 gradi e 7. Va bene, ok. La guida adesso è terminata. Se avete qualche dubbio o qualsiasi domanda su questa replica, in particolare anche altri difetti che sono disponibili anche a dirvi, contattatemi pure. Spero di aver fatto una guida abbastanza esaudiente e utile per i futuri possessori di questa Cybergun. Salve a tutti!